come ogni anno, la Polizia di Stato mette in campo i propri uomini per cercare di sconfiggere il fenomeno della vendita illegale dei fuochi pirotecnici. Per quanto riguarda i fuochi legali, bisogna stare attenti dove li compriamo. Mai sulle bancarelle, andiamo dai venditori autorizzati. I venditori autorizzati danno anche delle indicazioni, tra l'altro, oltre a quello che ci sta scritto sui vari fuochi, sui vari giochi pirotecnici. Quindi, il marchio c'è, la targhetta con l'autorizzazione del Ministero degli Interni e l'utilizzo che bisogna farne. Quando utilizziamo questi fuochi ci dobbiamo ricordare dell'abbigliamento. L'abbigliamento deve essere un abbigliamento consono, quindi, cosa vogliamo dire? Utilizzare non materiale acetato, facilmente infiammabile, paille o altro. Tenere sempre i fuochi lontano, anche le semplici accettate lontane dal corpo. E ricordarsi che si tratta di materiale comunque esplodente, quindi è un gioco sì, ma fino a un certo punto. Il cosiddetto botto mefisto è uno degli articoli pirotecnici più pericolosi se non utilizzato in maniera consona, in maniera conforme a quanto sono le direttive del Ministero dell'Interno. È utilizzato solitamente dai giovani, può provocare danni se acceso per sfregamento e non lanciato subito. Ricordiamo che non va mai acceso con fiamma libera, non va lanciato addosso alle persone e soprattutto non va utilizzato al chiuso. In questa dimostrazione vogliamo far vedere gli effetti sull'essere umano, sulla mano di un ragazzo. Ne vale la pena? Dobbiamo ricordare di non accendere mai fuochi pirotecnici con altre persone vicino, non procedere all'accensione di più fuochi pirotecnici contemporaneamente, non utilizzare guanti, proteggere la vista, quindi tenere lontano gli occhi durante l'accensione, ed usare un abbigliamento consono, ovvero non usare abbigliamento con tessuto acrilico o d'altro materiale infiammabile. Importante anche ricordare di non recuperare mai il botto qualora esso risulti inesploso, perché è pericoloso e può avere un'accensione ritardata. Il cane, Capodanno è un giorno come un altro, quindi improvvisamente gli scoppia la guerra intorno e lui non riesce a comprendere quello che succede, quindi naturalmente va a cercare la tana dove rifugiarsi. Ci sono delle cose che tocca fare a carattere generale che valgono per tutti quanti i cani. La prima cosa in assoluto è quella di non lasciare i cani all'aperto, quindi se il cane normalmente sta nel giardino, nel balcone, portarlo dentro casa. Evitare proprio al massimo di sparare botti con vicino a un cane. Una volta messo dentro casa, sarebbe opportuno chiudere finestre e chiudere anche le persiane. Sarebbe opportuno appunto tenere sia il volume della radio o il volume del televisore un pochettino alto, di modo che attutisce un pochettino i rumori che vengono dalla strada. Diciamo che le coccole sarebbe opportuno non farle, in quanto il cane associerebbe a il suo stato di paura associerebbe una conferma che deve avere quella paura, cioè la coccola non fa altro che confermare che fa bene ad avere paura. Quindi la migliore cosa da fare è quella di essere indifferenti.